mio freno posteriore fischia, insomma, quindi il disco tocca le pastiglie. Non so se si sente. Sì. Per prima cosa dobbiamo andare a svitare i due bulloni che fissano la pinza. In questo caso, così vedete che la pinza è libera di muoversi. Fatto questo, facciamo girare la nostra ruota e andiamo a dare una bella pinzata. Continuando a tenere la leva premuta, in questo caso vedete che la pinza si blocca perché stiamo spingendo le pastiglie contro il disco. Andiamo a chiudere i bulloni. Ok, direi che il fischio è sparito.